Buongiorno a tutti da Milano Instapark, siamo qui a registrare stamattina. Parliamo di Juventus Milan, che è successo. È stata rinviata pure Juventus Milan. Perciò io volevo fare la live ma non mi è possibile visto che è stata rinviata questa partita. Cosa ne penso io di questo ennesimo rinvio? È tutta una pagliacciata per me. Però vi spiego pure bene il motivo perché intanto è ingiusto per me all'anno 2020 che quando si parla di un'emergenza di virus come il coronavirus, una lega calcio ancora 3 giorni prima, 2 giorni prima, non sa so se giocare o no, prima fino a 3 giorni, fino a ieri pomeriggio, prima di ieri sera si sapeva che si giocava ufficialmente. E poi la sera la rinviare, cosa è cambiato a poco tempo, a poco di un'ora? Cosa è cambiato? Quando lo Stato, l'Italia ha diramato l'emergenza di 6 mesi, per questo, quindi hai 6 mesi di emergenza. Tu puoi sapere se puoi giocare o non puoi giocare fra 3 giorni o una settimana, fra una settimana. Puoi saperlo, perché il virus, se c'è un giorno, che magari pure la prossima settimana, può essere che la prossima settimana migliora oppure peggiora, ma c'è sempre. Posso capire invece quando c'è l'allerta meteo, il meteo inaspettato, che può essere oggi che è sole, domani diluvia, e noi non lo possiamo prevedere. Poi è ingiusto per me fa partire delle società, in questo caso è stata in Milan, ma può essere qualunque società, pure una squadra di Serie C o di squadre dilettanti che non si possono permettere molte grandi spese e si devono pagare i viaggi per andare a girare le partite. E quei poveri tifosi che ci sono sempre, sia con la pioggia, sia con la neve, pure col virus, vanno a guardarsi le partite, pagano soldi e vi si vedono rinviare le partite. Questa è mancanza di rispetto per società, soprattutto i tifosi. È come se tipo io inizio, questo è come se tipo io lavoro. Io domani mattina dovrei andare a lavorare e domani io comincio a partire e il mio capo lavoro mi dice no, oggi non si lavora. Questo è un po' di mancanza di rispetto, io penso. Tutti avrebbero il nervosismo per questa cosa. E la stessa cosa vale per i calciatori o per le società, è mancanza di rispetto. E fa bene il presidente dell'Inter a dire che sono dei pagliacci. Fa bene. Si merita la sua denuncia perché ha insultato in pubblico sui social delle persone, ma il suo pensiero è giusto, per me è giusto il suo pensiero. E per questo video facciamo continuare l'hashtag che abbiamo aperto con i tifosi, parlo non di tifosi milanisti, ma penso l'avranno fatto anche gli altri tifosi di altre squadre, penso. L'hashtag Stop Lega Calcio, che dobbiamo far sentire, e le società soprattutto devono farsi sentire, perché è impossibile ogni settimana che c'è sempre il solito problema, si gioca o non si gioca, si gioca o non si gioca, e poi non si gioca più. Aggiungo che sono gli europei, quando vogliono, hanno intenzione di recuperare queste partite. E pensare a leggere la notizia che vogliono saltare un mese di campionato. E mi dispiace che il campionato quest'anno, dove la Lazio sta credendo davvero, perché la Lazio quest'anno sarà meglio per me la vittoria dello scudetto, se la merita.
Comunque, il video finisce qua. Ci vediamo nel prossimo partita. Nel prossima pure partita o quello che sarà, perché ormai qua non si sta capendo niente, non vi dirò più pre partita, post partita, cioè mi lascio in dubbio che notizie devo portare. I video comunque, i miei video non finiranno mai, in qualsiasi argomento io tratterò, non voglio lasciare i miei iscritti che vogliono i miei video a vuoto, perché si ferma il cancro, si ferma qualcosa che cercherò di inventarmi. Nel bene e nel male, forza Milan. E alla prossima.